Lippi contro Mancini. Lippi che ha mancato il suo 14° trofeo in carriera. Juve che è partita bene, Lazio che ha risposto così, ma in effetti è la Juventus che ha caratterizzato la prima parte di questa seconda finale. Sandreani. Sì, ha giocato molto bene nel primo tempo, era riuscita anche nella grande impresa di recuperare il risultato, però dopo si è dovuta confrontare con il recupero della Lazio e il ritorno della Lazio. Il grande gol di David Trezeguet al 20° minuto. Un gran gol, un grandissimo gol, perché questo è un grande giocatore, come possiamo vedere non stacca, tiene quasi tutti e due i piedi per terra, uno sicuramente, uno lo alza poco, però vive solamente di torsione di busto e di collo, quindi grandissimo gesto anche atletico oltre che tecnico. E qui la Juventus è naturalmente entrata in partita ed è entrata nell'ordine delle idee di poter rimontare, cosa che ha fatto così dopo 25 secondi nel corso della ripresa con Del Piero, anche se c'è il sospetto e qualcosa di più di un sospetto che Trezeguet si sia portato avanti il pallone con il braccio destro. Ha sfruttato questa quasi disattenzione della difesa della Lazio, Del Piero ben appostato non ha avuto difficoltà a buttare la palla in rete. Stiamo rivedendo ancora il movimento di Trezeguet sul buco poi di Jaap Stam, e qui è stato direi furbo, diciamo così, Trezeguet, la girandola dei cambi ed è uscita la Lazio. È cambiata la partita, come possiamo vedere Inzaghi ci ha messo tantissimo del suo, però sono cresciuti un po' tutti, la Lazio ha cambiato la maniera di giocare, di interpretare la gara, sono cresciuti i centrocampisti. Ed è arrivato da dietro Corradi per il gol del 2-1 al 23°, questo forse è quello che ha tagliato gol che ha tagliato, esatto, le gambe alla Juve. È il gol che ha deciso la partita, un grandissimo gesto atletico e tecnico di Bernardo Corradi, aveva avuto due occasioni precedenti e invece qui non si è fatto pregare, uno stacco imperioso, grande gol. Un giocatore che forse non segnerà 20 gol a campionato, ne ha fatti 11, gioca anche molto per la squadra, ma è stato determinante questa sera. Poi è entrato Di Vaio, gli estremi, gli ultimi cambi di Lippi, il tentativo per raddrizzare la situazione, ma poi è arrivato invece il gol di Stefano Fiore al 37°. È prezioso Corradi, come abbiamo potuto vedere, questo è il pezzo forte del suo repertorio, quando riesce a spizzare la palla per gli interventi dei centrocampisti. È pronto Fabrizio Failla, mentre rivediamo ancora il gol di Stefano Fiore, il gol del 2-2. A te Fabrizio. Sì, ripeto.